Salve, oggi parliamo di sclerosi multipla e lo facciamo con l'avvocato Nadia Martina. Benvenuta avvocato, grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie. Dunque, lei rappresenta legalmente i malati di sclerosi multipla della sede provinciale di Lecce. In realtà, proprio nello specifico, di cosa si occupa e come è possibile avvicinarsi a un personaggio di riferimento come lei? Sì, da un anno circa collaboro con l'AISM di Lecce, che mi ha contattato in seguito ad un convegno, insomma, per affiancare quelli che sono i pazienti di sclerosi multipla facenti parte dell'associazione NON della provincia di Lecce, che hanno bisogno di un supporto legale, perché in questo ambito molte sono le problematiche, insomma, che riguardano proprio gli ammalati di sclerosi multipla e abbiamo aperto questo sportello gratuito proprio per tutti gli associati, insomma, dell'associazione di sclerosi multipla di Lecce. Quindi gli associati, per avere un consulto con lei, cosa devono fare? Possono chiaramente rivolgersi alla sede legale che si trova presso il vecchio Vito Fazzi a Lecce e chiedere i miei recapiti per avere una consulenza assolutamente gratuita da parte, insomma, da parte mia. Senta, dottoressa, quali sono i quesiti più frequenti che le vengono posti? Beh, chiaramente purtroppo la problematica che stiamo riscontrando proprio per chi è portatore di sclerosi multipla è il fatto che mancando quelle che sono delle tabelle di riferimento presso l'INPS che riguardano specificatamente la patologia, quindi viene associata per analogia ad altre tabelle di riferimento che sono malattie comunque completamente diverse da sclerosi multipla, anche se neurologiche, e quindi il riconoscimento dell'invalidità nei vari, insomma, con le varie percentuali è molto difficile. E quindi proprio per questo motivo si comincia un percorso per poter, insomma, vedere riconosciuti quei minimi benefici economici da parte, insomma, dell'INPS. Sì, anche perché questa malattia poi alla fine, se vogliamo, è una malattia che nel corso degli anni è degenerativa e quindi è proprio quello che viene sottovalutato, perché comunque magari un paziente di SM comincia con livelli o qualità di vita diciamo discreti e poi chiaramente può andare sempre più peggiorando e quindi questo viene sottovalutato sicuramente dalle commissioni INPS. Sì, ma soprattutto, avvocato, viene sottovalutato il fatto che un malato di sclerosi multipla non sempre va a finire su una sedia a rotelle, certo, ma non sempre anche i suoi deficit sono così lievi. Certo, ma infatti il riscontro oggettivo immediato è quello, insomma, della mobilità di una persona, soprattutto la mobilità degli arti inferiori. In realtà le problematiche connesse alla malattia sono ben altre, senso di affaticamento, poi chiaramente il fatto di essere sottoposti a cura farmacologica continua, quindi questi pazienti fanno interferone un giorno sì e un giorno no, e quindi questo provoca una serie di effetti collaterali che magari alla moltitudine non sono conosciuti, ma chi vive questa malattia sa effettivamente di che cosa stiamo parlando. Quindi in realtà non deve essere limitato solo alla mobilità degli arti inferiori, è tutto il quadro generico o generale che bisogna, insomma, vedere nel paziente di sclerosi multipla. Diciamo che il suo lavoro allora va a toccare quelle che sono proprio, se vogliamo, le sensibilità più, come dire, più intime di queste, certo, persone, perché nel momento in cui non si sta bene già si vive di per sé un momento difficile, se poi non si vedono riconosciuti i propri diritti diventa ancora peggio, oltre al danno anche la beffa, se vogliamo. Sì, sì, certo. Quindi sì, secondo lei l'INPS non dovrebbe adottare delle tabelle, ma soprattutto una nuova proprio metodica per cercare di ovviare a questo, sì, tipo di problema? Sembra che ci siano dei tavoli di studio tra l'INPS a livello nazionale, questo naturalmente, tra l'INPS e la sede nazionale dell'AISM, però a tutt'oggi ancora siamo, insomma, a questi livelli. Quindi in realtà le commissioni mediche dovrebbero essere un attimino, l'INPS dovrebbe essere un attimino più attrezzate per evitare poi di dover, è vero che c'è l'arma del ricorso giudiziario sicuramente che agevola chi non ha visto riconosciuto questo diritto, però diventa un percorso lungo e anche abbastanza, insomma, deprimente per persone che già hanno il problema. Sì. Senta, dottoressa, per quanto riguarda l'affermazione dei diritti con SM, oltre alla, appunto, a vedere riconosciuti questi diritti appunto dell'INPS, quali altri? Un'altra problematica che riscontro spesso è il mobbing che si riceve sul posto di lavoro, quindi proprio a livello di inserimento nel mondo del lavoro, perché diventa un attimino difficile il fatto di poter inserire questi soggetti che hanno delle problematiche, quindi dovrebbero comunque avere delle mansioni un attimino modellate
rispetto a quella che è la patologia. Invece molto spesso vedono intralciato la loro posizione e costretti talvolta anche a dover di propria iniziativa andare via perché incapaci di poter svolgere alcune mansioni proprio nell'ambito lavorativo. Quindi messi anche in condizioni, tra virgolette, da parte di molti datori di lavoro di andare via. O certo. Di nascondere completamente la patologia, che se viene vissuta quasi come una vergogna o proprio si cerca di non farlo sapere per evitare di incorrere in queste problematiche. Quindi... Senta dottoressa, è mai successo che qualcuno si sia rivolto a lei perché dopo una, come dire, una diagnosi di sclerosi multipla magari si è separato, è andato in corso a problemi di questo tipo riguardo l'affidamento dei figli? Le persone affette da questa patologia quante probabilità hanno poi di aver riconosciuto anche il loro diritto di genitorialità? Beh, assolutamente da questo punto di vista diciamo che i giudici non la ritengono come una malattia, voglio dire che vada insomma ad intaccare la capacità genitoriale, quindi se può essere utilizzato come strumento da parte dell'altro coniuge per mettere in cattiva luce, perché purtroppo in queste diatribe sì, capita, però in realtà poi il giudice assolutamente tiene conto anche del fatto che insomma questo non diminuisce la capacità genitoriale, soprattutto perché comunque va a colpire in un caso una percentuale da 3 a 1 le donne, quindi sì, è una malattia completamente al femminile. Assolutamente al femminile, quindi dovrebbe andare a colpire le madri e invece no, assolutamente no. Si cerca, ripeto, di utilizzarlo come strumento contro l'altro coniuge e non dovrebbe così essere assolutamente, però no, il giudice non può tener conto del fatto che comunque anche chi è affetto da sclerosi multipla può assolutamente svolgere le normali attività insomma lavorative. Senta dottoressa, qual è il messaggio che lei vuole lanciare a tutti i malati di sclerosi multipla, da legale? Certo, quel messaggio che posso lanciare è sicuramente un messaggio di positività, comunque rivolgendomi insomma ai pazienti di sclerosi multipla, chiedo loro insomma di rivolgersi a quelle che sono l'associazione che comunque cerca in tutti i modi, sia dal punto di vista psicologico ma anche in supporto legale, insomma, di supportare queste persone e quindi è vicino alla patologia e sicuramente il messaggio che io lancio di positività, di avere fiducia insomma in quelle che sono le istituzioni, in quello che sarà il futuro, perché comunque AISM si batte per quelli che sono i loro diritti e sia a livello nazionale che a livello locale sicuramente nel tempo si arriverà ad affermare insomma i diritti di persone che hanno delle problematiche di salute che devono essere riconosciute a tutto il mondo. Anche perché non abbiamo parlato poi del filo conduttore più importante e quello più bello, il rapporto che si crea fra lei e la persona che sta seguendo in quel momento, e questo rapporto è quasi dovuto perché la persona si rivolge per un dato bisogno e poi si crea il rapporto di amicizia, il rapporto umano che va al di là della sclerosi multipla, che va oltre la sclerosi multipla. Ma soprattutto, sicuramente l'obiettivo finale sia da un punto di vista medico ma anche legale è andare proprio oltre la sclerosi multipla. Siamo tutti insieme uniti nell'ambito dell'associazione proprio per questo, per andare oltre la sclerosi multipla. Il messaggio del 2014 effettivamente. Bene, e allora noi su queste note, su queste bellissime parole della dottoressa Nadia Martina, ringraziandola ancora per il suo supporto e apporto nell'associazione AISM della sede provinciale di Lecce, e noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento alla prossima volta con un'altra video intervista, sempre con Maria De Giovanni.